da Super Classifica Show con un LP nuovo, come vedete Riccardo Fogli 1985. Il ragazzo qui sembra lievemente infortunato, non è un torcicollo, nemmeno una cervicale, è una foto così voluta, un po' artistica, ma non preoccupatevi, c'è di meglio, cioè c'è di meglio, sta meglio, ed eccolo qui, lo vedete bene, è a vostro favore, sorridente, simpatico, gli storici raccontano che questa foto è stata scattata alla stazione, non so di dove. Comunque la fortuna è dalla nostra e soprattutto Fogli è dalla vostra. E qui, ciao Riccardo. Salve. Benvenuti a Super Classifica. Come vedi abbiamo già messo in evidenza che c'è la tua nuova opera, larga opera. Sì, infatti è la cervicale questa, il fotografo mi ha beccato mentre stavo dicendo però 2 ore di fotografia non ce la faccio più. Non si può mai distendersi. Lasciamo le opere e veniamo alle chiacchiere. Ecco, a Riccardo Fogli dobbiamo chiedere una cosa, sui sogni. La prossima settimana Sorrisi e Canzoni si occuperà ampiamente, in un'inchiesta diciamo, dei sogni, dei nuovi sogni, della nuova cabala, questa cabala che verrà aggiornata. Tu hai dei sogni? Tu fai dei sogni? Sei un sognatore, dico proprio quando sei a letto? No, perché prendo una pillolina prima di andare a letto per farmi arrivare il sonno più velocemente. Però organizzo i miei sogni, ma questo avviene la mattina quando dovrei alzarmi e riesco a stare a letto. Ecco, in quell'ora lì mi organizzo un bel sogno, così inizio la giornata bene. Ecco, ma è che sei un organizzatore di sogni di che tipo? Ti fai dei sogni avventurosi, rocamboleschi, come li vuoi, distesi, piacevoli? No, cerco di sognare delle cose che nella vita non posso vivere, poi mi sogno sempre... D'essere impiegato? No, grandi palcoscenici, grandi cose, fortune, mare, cavalli, sole, astronavi, grandi donne. No, l'ultima cosa le ritiro. Siamo degli spot pubblicitari, belli, d'autore, perché guarda che gli spot sono cose fatte meglio, no? Un carosello sembra quasi un sogno perché risponde alla realtà lontanamente. Per cui, bravo, abbiamo uno spot d'autore, Riccardo Fogli, al quale invece c'è un'altra domanda da fare. L'identikit del tuo pubblico, uno pensa, il tuo pubblico com'è, com'è fatto, ecco, tu come lo vedi nei concerti, diciamo, dove le luci ti abbagliano, il pubblico è là, è presente, tu lo intravedi, ma come te lo immagini? Ecco, più che me lo immagino, me lo ricordo, perché nei concerti le prime 500 persone, se sono 10.000, se sono 5.000, sono le più interessate, sono quelle che dicono vado a vedere il concerto di Riccardo Fogli, sono quelle che conoscono tutte le mie canzoni a memoria, per cui dall'inizio alla fine del concerto io le vedo in playback perfetto, che cantano perfettamente, beate loro, le mie canzoni, perché ogni tanto dal vivo mi sbaglio qualche parola, le cambio, la inventi lì per lì. Ma no, perché magari mi viene in mente quella parola che doveva essere scritta, poi è stata cambiata all'ultimo momento. Allora succede che mentre io sto cantando buonasera, perché buongiorno, ci guardano in faccia preoccupate, pensando di essere loro a sbagliare, invece sono io. E qui ragazzi, signori, ammiratori, fans, clienti di Riccardo Fogli in concerto, mi raccomando, non sbagliate le parole, che se sbagliate il playback anche lui va un po' così in crisetta. Ora invece una domanda così. No. Una domanda seria, no, finalmente. No, niente domande, una risposta. Io ti regalo una risposta a qualcuno, ti do questa opportunità. Volevo dire a casa, posso dire a casa? Sì, posso approfitta, fare una cosa drammatica. Sto arrivando, perché non si riesce mai a venire via da qua, se mandi si parla volentieri. Volevo dire che possiamo mettere l'acqua al fuoco, quasi buttare la pasta, che fra 10 minuti sono a casa. Siamo sulla buona strada. Ciao. Ciao.